buongiorno, buongiorno, buona domenica. Iniziamo questa giornata a Canosa di Puglia con veramente una bellissima iniziativa a firma d'Italia Nostra. Sì, aspetta Marcello. Italia Nostra, sezione di Canosa di Puglia. Lei è? Io sono San Germano. Nonché vice? Vicepresidente della sezione di Canosa, ovviamente. Che simpatico che è stamattina, che bel sorriso. Allora, non siamo da soli però io e te, eh? No, assolutamente. Posso presentare lei? Certo, la certo. Presentiamo, certo. Ok. Allora, il nostro assessore comunale, Marcella Demitri. Ecco, dato buongiorno, vediamo in una tenuta diversa dal solito, eh? Sì. Buongiorno a tutti, oggi stamani siamo qui da circa 2 ore con questa associazione Italia Nostra che ha organizzato queste 6 giornate per la raccolta dei rifiuti nelle periferie. Questa secondo me è stata un'iniziativa veramente molto importante e che sicuramente susciterà in tutti i cittadini sempre più aggregazione nell'appunto partecipazione. Vi assicuro che è un'esperienza bellissima, oggi l'ho vissuta in prima persona e ne sono veramente felice. Io sono qui comunque anche per portare i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione, che purtroppo, ma solamente per oggi, non sarà presente in quanto è a Napoli per il 10° anniversario della fondazione del Movimento 5 Stelle. La mia scelta, diciamo che è stata prima di tutto individuale, diciamo come cittadina, ho sentito il bisogno di farlo e poi sono felice anche di portare la parola delle istituzioni. Che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato, vi assicuro, di tutto e di più. Tanta plastica, ma soprattutto indifferenziata, che non ha motivo di essere qui nelle campagne o nelle periferie. Mi sembra che ci sia quasi da parte di chi fa queste pratiche abitualmente una noncuranza, eppure ora si sta sensibilizzando molto tutto, non solo Canosa, ma poi Canosa ancora di più per tutte le bellezze che ha. Noi ci stiamo occupando ora delle vie di entrata al paese, qui siamo su via Barletta, nei pressi di un gioiello, sì, di un gioiello bellissimo che è la cattedrale paleolitica Santa Sofia. Accettare dei turisti e mostrare tutta questa porcheria, sinceramente, non è un bel biglietto da visita. Assolutamente no. Ebbene, io parlerò invece con il vicepresidente d'Italia Nostra, una bella iniziativa, sono 6 giornate, ovviamente vi occuperete di varie zone di Canosa. Tutte le vie di accesso alla città saranno, speriamo, pulite. Ma la cosa che noi contiamo di più è che i cittadini imparino a tenerla pulita dopo, perché ora lo facciamo noi, ma poi tutti insieme la dobbiamo tenere pulita, perché se no non serve a niente questo lavoro. È vero, condivido. Quindi ora avremo via Barletta pulita, quindi mi raccomando. Oggi questa, domenica prossima sarà un altro ingresso dalla città. E così via per 6 domeniche di fila. Ecco, cosa avete trovato? Dire tanto è poco, perciò c'è di tutto. Ma dico, c'è plastica, vetro. Plastica, vetro, indifferenziato. E comunque noi la stiamo facendo, stiamo seguendo un po' quasi alla lettera quelli che sono i canoni della raccolta differenziata. Speriamo di essere un buon auspicio per il futuro. Assolutamente sì. Figli devono avere una città più pulita, una città più evoluta, più concreta nelle sue tematiche. Perché Canosa è ricca, siamo noi poveri, noi cittadini siamo i poveri, nel senso che non amiamo tanto questa città, che ci può dare, ci ha già dato tanto e ci può dare ancora tanto. Certo, assolutamente. Ecco, avete raccolto tante immondizie, ovviamente possiamo vedere che questa strada è già pulita, facciamola vedere, questa è tutta pulita, però di via Barletta qui a Canosa. Quanti sacchi di immondizie avete raccolto, più o meno? Li abbiamo contati, perché se li contiamo ci spaventiamo.
Oddio, terribile. C'è un carretto che fa i viaggi e porta alla Sangalli. Che fa avanti e indietro a scaricare immondizia. Devo dire, quanti giovani persone, ovviamente, no? Quel di lei, cioè, non ci contiamo più, siamo tanti. Veramente, dai, la cosa più bella della giornata. È vero, poi questo bel sole ci aiuta bellissimo. Anche. Certamente. Quindi l'appello ovviamente a voi cittadini, ovviamente loro... Di partecipare nelle prossime giornate, non ci vuole nulla, ci si incontra, è tutto stato pubblicizzato sufficientemente, ci si incontra in un punto della città e si procede, è tutto scritto, l'abbiamo condiviso in tanti, per cui non si può dire non lo sapevamo. No, anche perché noi abbiamo fatto anche il TG stamattina, quindi c'è la notizia. Ecco, intanto, allora, cosa serve per unirvi a voi da domenica prossima? La volontà, la disponibilità della gente. No, vediamo cosa, perché poi... No, poi il materiale lo forniamo anche noi, l'abbiamo fornito anche noi come organizzazione, guanti, le pettorine, l'OR, che bisogna ringraziare anche loro per il lavoro che stanno a fare, la Guardia Forestale, che grazie a loro... ci sentiamo un po' più sicuri sulla strada, perché sennò diventerebbe veramente un problema. C'è sempre, partecipa sempre. È una grande realtà di Canosa. Sì, una bellissima realtà, una bellissima realtà. Beh, allora ora, siccome abbiamo visto, mentre la telecamera ci riprendeva, sono passati dei ciclisti, no? Come di solito fanno domenica mattina. E hanno detto complimenti, complimenti, vi hanno urlato. Sì, no, molta gente. Quasi tutti quelli che ci hanno visti in questa opera oggi hanno elogiato l'evento, però spero che non sia solo un elogio. Tutti dobbiamo spingere questo carro. Perfetto, io vi ringrazio, il nostro vicepresidente, ci vediamo, giustamente mi toglie il guanto, è stato veramente un piacere, la domenica prossima, vi aspettiamo. Caro Marcello, noi intanto facciamo buongiorno. Allora, intanto, Fondazione Arcologica non può mancare. Sono un consigliere della Fondazione Arcologica, Franco D'Ambra. Sei contento di quello che sta avendo? Sempre, come sempre, che l'ho sempre fatto la Fondazione. Mi date un sacco? Scusate. Ha ragione. La Fondazione l'ha sempre fatta. A dire la verità, il decoro soprattutto, se non c'è decoro anche il monumento sparisce. È assolutamente vero, aiutiamo la nostra città, aiutiamo le nostre bellezze, tanto ce la facciamo un bel giro, vedete com'è? Sì. La Fondazione Archeologica si scusa oggi di non essere intervenuto, domenica prossima ci sarà senz'altro. Eh sì, ci mancherebbe, noi lo intervisteremo. Per fatti sì, okay. Impegni personali del Presidente, Sergio Fontana. Salutiamo Sergio, che è sempre molto sensibile, grazie, venite con me, facciamo vedere, vieni Carlo Lele, vieni, ecco, stanno raccogliendo. Abbiamo vari tipi di buste, e qui ora abbiamo anche un furgoncino molto carino, che cos'è? Bellissimo, di Italia Nostra. Sì, prima ci ha clacsonato, Facciamo sentire, vai, vedi. Sono organizzati. Ecco. Ebbene, una giornata dell'ecologia a Canosa, allegra. Andiamo, grazie. Vediamo. Andiamo di qui. Vediamo un po', sì, ti seguo. Ovviamente sono tutti volontari, giusto Marcella? Certo, tutti volontari, abbiamo di ogni età e di sesso, anzi c'è una partecipazione più femminile che maschile, ecco questo. Perché noi siamo sensibili, Le donne sono sempre al primo posto, number one. È vero, vediamo intanto, ecco, facciamo, inquadriamo l'immondizia che è stata appena raccolta. Tanti di questi sacchi, tanta roba, davvero, di tutto e di più, e persino materiale sanitario, insomma, che è anche pericoloso. Mi parlavano anche di una zona dove ci sono pesticidi e qui vedremo di occuparcene appena rientra poi il sindaco con la ditta per procedere, perché non potevamo, insomma, noi toccarli e quindi abbiamo lasciato.
capito. Ecco, fatto, se riusciamo a riquadrare, abbiamo qui invece una delle bellezze della nostra città. Eh sì, la Basilica di Santa Sofia, no? Sì. La Basilica Paleolitica. E sinceramente avere qui dei turisti e vedere tutta questa sporcizia, tutti questi rifiuti di ogni genere, non è proprio bello per la nostra città. Se è vero che amiamo questa Canosa, come in tanti lo diciamo e lo ripetiamo, dobbiamo partecipare a questi eventi, anzi dobbiamo fare sì che questi eventi si moltiplichino, perché non devono essere sempre le stesse persone o le stesse associazioni, tutti insieme si diventa una forza che può avere davvero dei buoni risultati. Questo, ecco, è il mio pensiero. Beh, è quel nostro pensiero comune. È di rappresentare il pensiero di molti dicendo questo. È vero, è vero. Allora, l'appuntamento a domenica prossima, sempre con le giornate ecologiche a firma di Italia Nostra qui a Canosa. Chi vorrà potrà unirsi a noi e quindi pulire la nostra città, una degli ingressi. Non occorrono attrezzature particolari, se si hanno un paio di guantini da giardinaggio, altrimenti verranno forniti da loro. Anche delle pettorine molto simpatiche che stamattina mi hanno fatto indossare e la sto mostrando ora. E niente, è bello partecipare perché ci si rende effettivamente utili. Grazie, grazie al nostro assessore Marcello Dimitri. Tra pochi minuti ancora l'informazione sulla Terra del Sole.